Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough di Pokémon siamo ormai giunti alla conclusione della regione di Unima, la quinta regione, la quinta generazione di Pokémon, e stiamo ormai infatti per affrontare la Lega Pokémon di Unima. Siete pronti? Se siete pronti, fatemelo sapere con un bel pollicione in su, un bel like, un bel commento, facendomi sapere cosa vi aspettate, cosa vi ricordate della regione di Unima, appunto, qual è il vostro punto preferito e cosa vi ricordate invece dell'anime alla Lega? Perché ora affronteremo proprio la Lega. Ash, cosa fece durante la Lega di Unima? Ditemelo pure nei commenti. Nel frattempo, dai, mettiamoci Pignite davanti. Questa è la nostra squadra. Abbiamo Pignite a livello 48, Amphezant a livello 48, Pikachu a livello 70, l'immancabile, l'incommensurabile Pikachu che ci siamo tenuti fin dal primo episodio. Se andate a vedere il primissimo episodio, questo è il Pikachu che abbiamo preso ormai 130 passa episodi fa. Livanni a livello 49, Crocodile a livello 49 e Oshawott a livello 48. Questa è la squadra designata per andare a combattere la Lega di Unima. Quindi siamo qui a Boreduopoli. Passiamo oltre Iris, che abbiamo già sconfitto per l'ultima volta. E arriviamo a Vetress City. Eccoci qui. Pronti per la Lega Pokémon. Allora, questa è la Lega. Come al solito l'abbiamo già esplorata prima, durante lo scorso episodio. Quindi se ve lo siete persi andatevelo a vedere. Se volete vedere appunto l'esplorazione e l'ottenimento anche di Terrakion, Cobalion e Virizion, i tre moschettieri, abbiamo fatto tutto nello scorso episodio. Quindi, iniziamo subito. Allora, come al solito per registrarsi alla Lega bisogna andare a parlare con la signorina qui di fianco. Salve! Qui puoi registrarti per la Vertress Conference. Ma certo che sì! Alright, your first battle will be to the far left. Good luck! Quindi la nostra prima battaglia sarà all'estrema sinistra. Eccoci qua, dai comunisti. Comunque, andremo con, penso, Amphezant e la nostra prima battaglia sarà proprio contro di lui. Contro il razzista verso le persone di canto, Trip. Andiamo, senza ulteriori indugi. E prima di iniziare proprio la prima battaglia, vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché ovviamente la serie di Fire Ash continuerà. Andremo a Kalos. O forse prima di Kalos faremo un piccolo extra qui a Unima perché ci manca ancora qualche leggendario, se ben avete notato. Ci mancano ancora Reshiram, Keldeo e Victini. Quindi in qualche modo dovremo andarli a prendere, no? A meno che siano a Kalos. E ci manca anche di incontrare un certo personaggio molto amato dai fan della quinta generazione. Un personaggio il cui nome è praticamente una sola lettera dell'alfabeto. Quindi, iscrivetevi al canale e condividete questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Andiamo. This is where the beginning grounds take place. Are you ready? Ma certo che sì. Right this way. Trip. Eccolo qui. Chi avrebbe mai pensato che tu saresti stato il mio primo sfidante? Andiamo. È una lotta 1v1 questa. Lui utilizzerà molto probabilmente il suo Serperior. Quindi noi possiamo scegliere in realtà tra Pignite o Amphezant. Direi di combatterlo con Pignite. Anche se Amphezant sarebbe una scelta più sicura, andiamo con la cattiveria. Andiamo con Pignite. Eccoci qui, pronti. Siamo sfidati da Cool Trainer Trip, che infatti manda in campo il suo Serperior. Io andrei di Flamethrower, non dovrebbe avere troppa difesa speciale. Andiamo. Ok, lui usa Wrap, quindi avvolgi botta. O limitazione. Una delle due. Ok, e poi andrei di Heat Crash. Bene così. E il povero e antipatico Trip ha già concluso la sua esperienza alla Lega Pokémon. Infatti non parla. Sono impressionato. È un peccato che abbia già perso, anzi è una vergogna che io abbia già perso. Mi spiace, Trip. Hai perso. La tua prossima battaglia, ci dice lo staff della Liga Pokémon, sarà alla nostra destra. Quindi questa. Allora, andiamo a darci un'accurata ovviamente ai Pokémon prima di iniziare la prossima battaglia. Ecco fatto. Perfetto. E andiamo. Chi ci attenderà oltre questa porta? Questa è la top 32, la battaglia per la top 32. You're not registered to fight on this stage right now. Ok, allora non è questo, ma questo, ok, scusatemi. Qua, top 64.
Are you ready? Assolutamente sì, pensavo di essere già all'ultimo posto, al penultimo posto. Ce l'ho fatta, sono riuscito a passare il primo round. Non perderò proprio ora, ci dice quell'allenatore. Allora, non so chi possa mandare. Non so chi possa mandare e per essere, diciamo, sicuro, utilizzerei Crocodile, che è il nostro Pokémon più versatile, a cui ho anche reinsegnato Sgranocchio tra l'episodio precedente e questo. Sono andato dall'insegnamosse e gli ho detto, uè, rimetti Sgranocchio perché non si può, eh. Non si può vedere Crocodile che con una mossa di tipo buio fisica non one shotta niente. Non è possibile, tra l'altro ho pure gli occhiali neri. E poi come secondo Pokémon? Come secondo Pokémon servirebbe sapere che Pokémon hanno loro. Potrei prendermi Pikachu per essere coperto contro eventuali Pokémon di tipo acqua che potrebbero fare del male al mio Crocodile. Oppure anche Rivanni per essere coperto da Pokémon di tipo acqua. Prendiamo Rivanni allora. Cerchiamo di tenere Pikachu per il gran finale. Andiamo. Un domatore. Devin. Ve lo ricordate voi Devin dell'anime? Io sinceramente no, quindi se ve lo ricordate scrivetemelo. Tra l'altro, appunto, abbiamo un Pokémon di tipo acqua, quindi conviene mandargli Vanni. Immediatamente. Preserviamo il nostro coccodrillo rosa e mandiamo Vanni. Lui usa Aquaring. Secondo voi Aquaring lo salverà da Leaf Blade di Vanni? Mi sa di no. Mi sa proprio di no, caro Devin. Mi sa che il tuo Seeking è stato fatto a fettine come un sushi. Ed ora tocca a Bagon, tipo drago. Il tipo drago. Io manderei Crocodile per farlo combattere, anche se penso che sarebbe potuto bastare anche una forbice X di Livanni, sinceramente. Ecco qua, gli mettiamo la prepotenza e andiamo con Earthquake. Infatti, un Earthquake shotta il povero Bagon. Caro Devin, non sei nemmeno stata una sfida per me. Non può essere tutto finito. Già tutto finito. Non voglio arrendermi ora. Mi spiace. Congratulazioni. La tua prossima battaglia sarà alla tua destra. Quindi andiamo ancora a darci una curatina ai Pokémon. Non è mai abbastanza la cura che si può dare ad un Pokémon. Ecco qua. E andiamo al terzo. Se questo tizio magari si spostasse. Via. Pusto via. Allora. Top 32. Sì, siamo pronti. I made it this far. Good luck to you. Sono arrivato così lontano. Buona fortuna. Io andrei ancora con questo team. Crocodile e Livanni. Confermiamo. È ancora un 2 contro 2, allora. Eccoci qua. Questo è un altro domatore ed è Alex. Alex l'Ariete! Proprio lui. Ok. Contro Torterra, no, non conviene usare Crocodile, ma andiamo Rivanni. Speriamo che non venga shotata, speriamo che usi Terremoto, che è poco efficace. Dai, dimmi cosa è Terremoto. No, Mega Drain, ancora meglio. Mi ha tolto letteralmente 7 HP. Va bene. Noi invece andiamo con Xissor. Super efficace. E quasi shottato un Torterra. Cioè, raga, Rivanni è fortissima. Anzi, fortissimo. E andiamo con Felstinger per boostarci pure l'attacco di ben due. Mentre il povero Torterra di Alex stramazza al suolo. E il nostro Crocodile arriva a livello 50. Darumaka, di tipo fuoco. Io proverei a tenere in campo Livanni e a sfruttare il nostro boost di due all'attacco per shottarlo con una lacerazione. Vediamo. Di pochissimo peccato. Andiamo ancora di lacerazione. Forse è rimasto con un HP. Ha rovinato tutti i miei piani. Con lo stupido HP di Darumaka. Ti auguro buona fortuna. Grazie, caro. La tua prossima battaglia sarà ancora alla tua destra. Ok. Andiamo a curarci. E abbiamo anche passato quindi la top 32. Siamo nella top 32 ora. Tocca alla top 16, dovrebbe essere questa, giusto? Sì, top 16. Sei pronto? Assolutamente sì. Ehi tu, so che proverai a fare del tuo meglio. I know you'll try your best, because you won't win without it, perché non vincerai senza provarci, senza appunto fare del tuo meglio. Andiamo ancora con Crocodile, Livanni, e questo sarà un 3 contro 3, quindi ci prendiamo. Mi prenderei Amphizant, sinceramente.
È quel Pokémon che ti dà un po' di sicurezza, presente Unfezant, è quel Pokémon che butti dentro e dici, ritorno, attacco rapido, fammi guadagnare un turno con volo. È quel Pokémon lì, Unfezant, è quel Pokémon che serve in queste situazioni qua in cui sei un po' blind, non sai bene chi potrebbe mandare lui. Black Belt Stefan, che manda in campo Liepard. Ok, caro Stefan, mi sa che il tuo Liepard ora... Al tuo Liepard verrà spezzata la colonna vertebrale, mi sa. Mi sa proprio di sì. Guarda. Eh già. Pure colpo critico. Mi sa che si sarà fatto parecchio male. Allora, Soak, tipo lotta. Tipo lotta, quindi manderei un Phazon proprio. Attenzione, da riserva Tatuabuki a protagonista. Così. Al volo. Perché è un uccello. Allora, io userei volo su Soak. Perché non dovrebbe avere troppa difesa. E forse con volo riusciamo a shottarlo. Di pochissimo, mannaggia di pochissimo. Come vedete, tra l'altro, i livelli sono più che giusti. I livelli sono più che giusti perché abbiamo iniziato questa lega con i primi allenatori che avevano i livelli un po' inferiori ai nostri. Ed ora siamo quasi alla fine con gli allenatori che hanno dei livelli superiori, se non, sì, pari se non superiori ai nostri. Quindi niente male. Andiamo poi di attacco rapido e finiamo questo Soak. Manca ancora un Pokémon a Stefan. E sarà Zebstrika. Caro il mio Zebstrika, posso presentarti Crocodile? Vediamo un po'. Bravo, mettiti pure la prepotenza e vai di Heartquake. Attenzione alla sua facciata, ma non può nulla contro un Heartquake che è anche un colpo critico di Crocodile. E abbiamo battuto pure Stefan che dice, wow, è stato intenso. Non posso credere a come sia andata. Invece devi crederci. Congratulazioni. La tua prossima battaglia sarà, come sempre, alla tua destra. Vai. Prossima battaglia, sfidiamo, sfidiamo chiunque. Potremmo già però essere arrivati alla fine. Vediamo un po'. Questa è la top 8. Semifinali. E finali. Sei pronto? Vai, tutti insieme. Oh, un allenatore? È tempo... Battle time, un po' come pizza time. È tempo di combattere. Va bene, Cameron. Che usi 5 Pokémon. E inizi con Hydreigon. Wow. Wow. Allora, Buio Drago. Buio Drago, quindi Brick Break. Vai. Drago Pulsar mi ha fatto parecchio male. Ma noi con Brick Break e un colpo critico siamo fortunatissimi con i colpi critici in questa lega. Abbiamo disintegrato il suo Hydreigon. E finite si prende pure il livello 49. Samurott! Attenzione a Samurott! Manderei Livanni. Mandiamo Livanni contro Samurott. Ultimo stadio appunto di Oshawott che mi sembra non avevamo ancora visto in questo videogioco. E andiamo ovviamente di Leaf Blade. Madonna, Livanni è una macchina da guerra, eh. Cioè, Livanni, qualsiasi cosa glielo metti davanti, te lo trita. Fantastico. Pokémon davvero molto forte. Leaf Storm. Vediamo un po' questo Leaf Storm speciale, quindi se lo può mettere in quel posto. Ora tocca a Swanna. Tipo acqua e volante, quindi... Pikachu, questo è il tuo momento. It's your time to shine. Vai. Brilla come solo tu sai fare. Locomovolt no, non ce l'ha, quindi Thunder Punch. E addio, Swanna. Ora tocca a Lucario. Tipo Lottacciaio, se non ricordo male. E a questo punto direi di usare Crocodile. Vai, è tutto tuo. Gli abbiamo abbassato l'attacco ed ora lo shotteremo con Heartquake. Esatto, senza nemmeno aver bisogno di un brutto colpo. Detto fatto, livello 51 per Crocodile, come ho detto, sarebbe diventato il Pokémon più forte della squadra di Unima. E vuole imparare colpo. Allora, non sarebbe male colpo, è un attacco molto forte e con il fatto che lui ha anche un attacco elevato, sarebbe un attacco molto 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 potente. Potrei togliergli il Rock Slide, che però è una mossa coverage, ma a quel punto contro un tipo volante possiamo usare Trash e gli faremo comunque molto più male, oltre ad avere il 100% di precisione.
andiamo con la dimenticanza di Rock Slide. Ed ora tocca a Ferro, torna. Potrei mandare Pinit, come cavolo si chiama, ma io manderò Oshawott perché voglio che tutti i 6 membri effettivi della squadra abbiano il loro momento all'interno di questa lega. Anche se Oshawott morirà, non mi interessa. Vai con Ice Beam. Mirror Shot, va bene. Altro Ice Beam. Thunderbolt, azza. Tosta questo Thunderbolt. Proviamo con una Revenge. Super efficace. Azza, ci ha toccato con le spine. Andiamo a ricaricare un po' il nostro bello Oshawott. Usiamo una iperpozione. Sì, dovrebbe bastare. Ecco qua. E Missile Speed ci arriva addosso. Quante volte ci colpisce? Un po' troppe. 4. Andiamo ancora di Revenge. Metal Claw non è molto efficace e si becca una Revenge in faccia. E il nostro Oshawott, con un piccolo aiutino di un'iperpozione, ma non diciamolo, riesce a vincere pure il suo sfidante, il Ferro Torna avversario. E abbiamo sconfitto anche il bulletto Cameron. È triste. Va bene. Pignit non si può evolvere. Non ancora. Ehi, scusa, amico. Ti sei qualificato nella top 8 quest'anno. Torna il prossimo anno e prova ancora. Grazie per aver gareggiato. Quindi, la Lega Pokémon di Ash ad Unima finisce qui effettivamente. È arrivato nella top 8, ha combattuto contro Cameron. Quindi nell'anime Ash ha perso contro Cameron? Fatemelo sapere nei commenti perché io la Lega di Unima non l'ho mai vista. Sono molto curioso di sapere come è andata davvero. Scrivetemelo pure nei commenti e io vi leggerò con estremo piacere. Come sempre, dopo tutto. E uscendo dalla Lega però c'è un'altra sfida da fare, c'è Spighetto. Glacial, eccoti. I saw how wonderful you did in your battles. Ho visto come ti sei comportato alla grande nelle tue battaglie. The spices you threw into the fray were amazing to watch. Questo è tutto un commento tecnico culinario che eviterò di tradurvi. I actually came with a message, but I will be honored if you would battle me first. Lui è arrivato effettivamente per portarci un messaggio, ma sarebbe onorato se prima lo combattessimo, facessimo una lotta con lui. I needed to experience what you showed out there. Vuole provare quello che noi abbiamo dimostrato, quello che noi abbiamo mostrato, anzi, nella Lega Pokémon. Vuole provarlo sulla sua pelle, vuole provare la bruciante sconfitta. Ed ecco che arriva il suo iconico Punsage, che si prenderà un Heat Crash da Pinite. Adesso vedrai le spezie. Guarda qua, le spezie piccanti, eh? Il peperoncino che brucia. Guardalo lì. Stunfisk, tipo acqua. Manderemo di Vanni. E contro Stunfisk andremo di Leaf Blade, Fan di Foglia. Madonna, di Vanni è semplicemente qualcosa di pazzesco. Pazzesco. Crustle, tipo coleottero roccia. Quindi sapete chi è deputato a sconfiggere Crustle? È sempre lui, l'unico ed inimitabile Oshawott. Userà Surf. Attenzione, si becca un Xyzor che fa malissimo. Allora, non penso che Aqua Jet lo possa uccidere con quella vita lì. Non credo. Però se Oshawott è figo, adesso lui fa Aqua Jet e fa brutto colpo e lo ammazza. No, niente, non è figo. Peccato Oshawott, hai avuto la tua opportunità. Hai comunque avuto il tuo momento di gloria contro il Ferrothorn di Cameron. Ti deve bastare quello. Allora, contro Crustle direi di mandare allora a questo punto. Direi di mandare. Mandiamo Pikachu. Finiamo questa lega con Pikachu. Anzi, la lega è già finita. Finiamo questo episodio speciale della lega con Pikachu. Brickpack. Ecco fatto, abbiamo sconfitto anche Spighetto. Esattamente quello che mi aspettavo. Non puoi che migliorare. Thank you very much for that display. Now on to my message. Grazie mille per quella dimostrazione.
Ed ora ecco il mio messaggio. La professoressa Raglia vorrebbe vederti. She has a challenge for you that might be worth the look. Ha una sfida per te che potrebbe meritare la tua attenzione. E ti ho anche portato un regalo. L'amo incredibile, l'ultima versione, proprio il mega amo fantastico. Con questo sarai in grado di catturare, di pescare Pokémon incredibili con facilità. Ed ecco che ci arriva alla buonora, aggiungerei. L'amo buono, l'amo e superamo, scusatemi. E bella notizia, anzi brutta notizia per tutti, il superamo non serve ad una sega attualmente. Yeah! Cioè, potete tornare indietro dove volete, in qualsiasi specchio d'acqua che avete visitato in tutto il videogioco di Fire Ash, e l'amo e il superamo non pescherà nessun Pokémon diverso rispetto a quelli che già potevate ottenere con l'amo buono. Semplicemente renderà più probabili alcuni Pokémon che prima magari erano rari con l'amo buono. Renderà la loro apparizione più probabile. Ma per il resto, attualmente il superamo non serve a un bel niente. Quindi prendetelo, mettetelo in saccoccia, ringraziate Spighetto. Cosa vuoi? Ok, dobbiamo andare per forza a vedere la professoressa Raglia, altrimenti si incazza. A questo punto, andiamo un attimo a curarci i Pokémon, perché stavamo andando in giro con il povero sciabottino morto, e andiamo a vedere cosa vuole la professoressa Raglia, perché cioè, ci ha convocati proprio personalmente, è una cosa a quanto pare importante, eh? Andiamo a vedere la professoressa Raglia cosa vuole. Quindi, Unima potrebbe non essere finita qui, dopo tutto. Allora, volo. La professoressa Raglia dovrebbe essere, vediamo un po', qui, a Nuvema Town. Vai, Pokémon Lab. Eccoci, siamo arrivati. Professor Juniper's Lab, entriamo nel laboratorio della professoressa Raglia e andiamo a parlare. Cosa vuole, signorina? Good Glacial, you're here. Oh, bene, Glacial, sei qui. Ho visto che hai avuto il mio messaggio. There's a town south of Birbank City. C'è una città a sud di Birbank City. Ha un nuovo capopalestra a cui servirebbe un po' di pratica. Speravo che tu potessi dargli una mano. E c'è anche stato avvistato un Pokémon, un forte Pokémon leggendario. Che potrebbe essere secondo voi tra i tre che ci mancano? Reshiram, Keldeo o Victini? Victini lo escluderei, non penso che tra gli aggettivi per descrivere Victini ci sia forte come aggettivo. Potrebbe essere Reshiram o Keldeo. Feel free to try and capture it. Sentiti libero di provare a catturarlo. Ok. Quindi la signorina Araglia, la professoressa, anzi, Araglia, ci ha detto che a sud di Birbank City c'è una città, e penso sia proprio questa, allora. Vedete, qui ci sono anche le White Ruins. Dovremmo andare a Birbank City. Dovremmo andare proprio qui, signori, quindi andiamoci con volo. E rieccoci qui, nella città piena di vasi. Birbank City è... com'era in italiano la città di Birbank City? Ah, ma è proprio Zondopoli. È proprio Zondopoli, ok. Andiamo a dare un'occhiata a cosa ci attende da quest'altra parte, perché era di là, l'uscita. A cui non si poteva accedere in alcun modo. Ora sarà aperta, no? Qui sopra. Eccola qua. C'era il tizio che non ci faceva passare perché aveva il suo iPhone lì in mezzo. Mi dispiace per iPhone, ma vai a farti fottere te il tuo iPhone. E guardate chi troviamo qui. Il Team Rocket. Finalmente è arrivato il moccioso. That's right, we are back, esatto, siamo tornati. E più forti che mai. Attenzione, di nuovo il Team Rocket. Vediamo un po' cosa vogliono Jesse e James questa volta. Innanzitutto vogliono che il loro Wubat venga schiacciato da Hit Crash di Pignite. Anche se alla faccia del danno. Alla faccia del danno, complimenti Wubat. Fin da subito hai dimostrato di essere un Pokémon forte. E mandano in campo poi Frillish. Vai, Pikachu, fagli assaggiare un po' di elettricità, che mi sa che se la sono scordata, eh. Hanno alzato un po' troppo la cresta, Jesse, James e Meo. Ricordati da dove vengono. Thunder Punch. Ecco. Ricordati qual è il loro incubo peggiore. Tu, Pikachu, sei il loro incubo peggiore. Yamask, tipo spettro. Crocodile, anzi Crocodile, facci questo favore a tutti, a me e a loro che guardano la serie, a voi che guardate la serie. One shot un Pokémon con sgranocchio, per favore. Per favore, dacci la soddisfazione di sgranocchiare un Pokémon. Grande, finalmente. Finalmente.
Crocodile che one-shotta qualcuno con una mossa buio. Mentre qui c'è uno scambio un po' sottobanco di abilità, ma fate finta di niente. Amoongus. Erbaveleno, Amoongus. E il buon Erbaveleno, sapete cosa si prende? Un terremoto in faccia. E è pure un fungo, quindi dovrebbe sentirlo anche di più il terremoto, perché è ancorato a terra. Prenditi il terremoto. Ecco fatto. Hidden Power. Non me ne frega niente, prenditi un altro terremoto. Ecco fatto, via. Crepa Mungus. E abbiamo sconfitto Jesse e James, che esplodono di nuovo, quindi non possono dirci cosa stavano effettivamente facendo qui. Semplicemente erano qui a rompere le balle. Ok, ma detto ciò ragazzi, direi che prima di andare a fare questa nuova parte, o penso proprio ultima parte di Unima, il video finisce qui. Lascerò questo video speciale sulla Lega Pokémon e completo sulla Lega Pokémon, non lo andrò a mischiare con allenatori di questo percorso prima di arrivare alla nuova città. Questo sarà il video che rimarrà per la Lega Pokémon di Unima. Nel prossimo andremo ad affrontare questa parte extra, questo nuovo arco narrativo. E andremo molto probabilmente a catturare anche quindi un altro Pokémon leggendario. Ci è già stato anche anticipato dalla professoressa Raglia che incontreremo un Pokémon leggendario forte, tra l'altro. Quindi i sospetti penso che siano abbastanza fondati. Se state pensando a Reshiram, perché tra i rimasti probabilmente è proprio quello più forte. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della Lega di Unima, della parte nell'anime della Lega di Unima e di come è stata riproposta in questo videogioco, appunto Pokémon Fire Ash, e che aspettative avete per il prossimo episodio, che arriverà ovviamente domani, sempre qui su Glacial Sphere alle 11. Grazie, da Glacial Sphere è tutto, e al prossimo video.